Segui la 7 anche su Instagram. Putin non è un caso, nasce dalla sua storia, dici Putin tu. Putin nasce da questo sfacelo del tentativo di trasformare l'ex Unione Sovietica in una democrazia occidentale. Ora, è chiaro che noi dobbiamo rilanciare le nostre democrazie e batterlo non solo sul terreno militare, ma dimostrando anche la nostra superiorità come democrazie. Però non sempre andando alla coda di quelli che hanno già mandato un miliardo di armi in Ucraina. Perché mentre noi parlavamo e c'erano gli allarmi, c'era chi armava la resistenza ucraina. Sappiamo che allora, anche la Polonia si è detta disponibile a spostare i propri aerei. Chi ha interesse a far diventare questa guerra un Vietnam dell'Europa? Certamente l'Europa no, certamente gli italiani no, certamente i più poveri tra gli italiani no, ma chi ce l'ha questo interesse? Questa è la mia domanda. Possiamo lasciare anche la NATO nelle mani del comando americano come sta attualmente? E io la riporto a un punto che ha toccato Michele Santoro, ma se la fine è che cada Putin, quello non cade. No, ma il fine non è assolutamente che cada Putin, io credo che sia illusorio. E se cade peggio? E se cade peggio? Se ne arriva questo, uno peggio? Questo è un argomento. Se cade potrebbe essere perché peggio. Perché Saddam è stato peggio. Ma nessuno... Gheddafi è stato peggio. Nessuno ha ragionevolmente in mente di provocare un cambio di regime in Russia. Adesso, oggettivamente questo non è assolutamente delle carte. Che succede? Ci troviamo di fronte a uno che vuole cambiare un ordine di sicurezza in Europa. Quest'ordine di sicurezza che abbiamo attualmente ci possiamo solo rimettere dal cambio, perché è figlio del mondo unipolare, è figlio della vittoria degli Stati Uniti unipolari, è figlio della vittoria della guerra fredda. Le condizioni sono in parte cambiate, l'Occidente si è oggettivamente indebolito, vi sono priorità interne in molti paesi, inclusi gli Stati Uniti. Insomma, la percezione di una debolezza dell'Occidente, di una inadeguatezza dell'Occidente, ha provocato questo genere, diciamo così, di reazione. È da lì che parte Putin. Il problema, da lì che parte Putin. Dal fatto che in Italia votano meno della metà degli aventi diritto. Però siamo una grande democrazia. Dell'occasione. Non eleggiamo più i presidenti del Consiglio da 15 anni. Però siamo una grande democrazia. Io non ho un partito in Italia, capisci? Io non ho un partito, sono come Ciccio Ingrassia sull'albero che grida voglio una donna. Datemi un partito come quello spagnolo. Sta travolgendo le armi in Ucraina. Sta travolgendo un partito come i socialisti spagnoli, lo posso avere qui in Italia? Troppa roba. Lo posso accontentiamoci di fermare la guerra.